Buonasera a tutti, sono Ambra Federico e sono qui a lanciare un progetto che si chiama Io sono oltre la paura. Perché? Perché non sono preda del panico? Di fatto oggi alla cittadinanza viene detto di chiudersi nelle proprie case, di usare la mucchina, di lavarsi le mani e di tossire all'interno della propria... della manica. Nient'altro. È come se non ci fosse nient'altro per riuscire a far fronte a un'infezione, come se non ci fosse nient'altro per fortificare il sistema immunitario. Ora, la comprensione che ho avuto in seguito a anni a venire in contatto con medici che sono all'avanguardia è che il sistema immunitario è supportato e tenuto in vita grazie a microbi, grazie alla flora batterica. Senza la flora batterica noi saremmo estinti. La logica della sterilizzazione, della disinfestazione, è quella che probabilmente ci sta portando a un depauperamento delle nostre forze vitali e il nostro sistema immunitario si sta indebolendo sempre più. Ora ci sono medici, scienziati che invito a far parte di questo progetto per riuscire a consegnare alle persone un vademecum per come fortificare il sistema immunitario tout court. Ci hanno spaventati, terrorizzati con epidemie di morbillo, di meningite. Ogni volta che ne affiorava uno, stranamente scompariva l'altro. Sono preoccupata, cosa è successo al morbillo? Non c'è più, se ne parlava tutti i giorni. Quando bisognava provare una legge liberticida, tutti i giorni si parlava del morbillo e poi della meningite e poi non ci sono più stati. Adesso c'è il coronavirus. Perdonatemi se il mio grado di fiducia nei confronti dei mass media è crollato miseramente. Il che non significa che i nostri ospedali adesso non stiano fronteggiando un'emergenza. Ma da cosa? Negli anni 89.000 morti l'anno per l'inquinamento non hanno destato alcuna preoccupazione da parte dei diversi governi. Le 49.000 e oltre di morti per infezioni ospedaliere non hanno fermato il paese. Ma come mai? Come mai adesso invece sì? Perché? Perché sono solo due, solo, sono tantissime, se è una persona cara. Uno è il mondo e me ne rendo conto. Ma 2 anni fa è morto mio padre. Ne è fregato qualcosa a qualcuno? No. Ma perché? Perché non c'è stato un nemico contro cui puntare il dito. È solo morto di contumore. Ed è una delle epidemie reali e sarebbe da vedere che cosa ha portato al decesso di centinaia e migliaia di cittadini. E adesso per coronavirus si ferma il mondo. Va bene, accogliamo questo momento per riuscire a sedare l'inquinamento, così almeno un'altra delle cause dei morti può essere confinata. Cos'altro può essere fatto? La disinfestazione delle strade di nuovo delle sostanze che uccidono, dei micro che sono amici, potenzialmente anche i micro amici, perché sono come delle bombe atomiche, che non uccidono solo quelli potenzialmente patogeni, ma anche quelli a flora batterica amica. Quindi questa logica della sterilizzazione ha portato negli ospedali a 49.000 morti l'anno. E questa è la logica che vogliamo fare. Ilaria Di Coppa ha detto l'altro giorno che probabilmente questa emergenza è anche concausata da una logica smodata, da un uso smodato di antibiotici, antibios, antivita. Quindi adesso l'Italia è paralizzata, è morta. Morta, ma è morta ogni giorno. Se consideriamo tutti i morti che hanno segnato questo paese. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo lasciarci cadere nella paura? La paura è energia. Noi siamo fatti principalmente di energia. Nel momento in cui noi ci consegniamo alla paura, oltre a uno stato d'allerta salvifico, cosa succede? Ci abbassa il sistema immunitario, attiva nella logica dell'attacco e fuggi, o la parte alta della difesa o la parte bassa della fuga. E cosa succede? Il sistema immunitario si deprime, non ci permette di pensare correttamente. Questo fa la paura, quindi consegnarci la paura vuol dire consegnare la nostra salute alla patologia. Ha un senso? Forse no. Quindi il mio incoraggiamento è adesso di riuscire a pianificare in maniera strategica che cosa fare nel momento in cui usciremo da questa situazione, perché entreremo in una situazione di vera emergenza, che è quella economica, che sicuramente segnerà la salute dei cittadini, perché lo stress,
e la paura e la tristezza, il fatto che adesso ci sono delle persone che non possono andare a trovare i propri cani nella casa di riposo. A quegli anziani deboli sicuramente sono sottoposti a molte più patologie rispetto agli altri, ma il fatto di non avere alcuna vicinanza farà bene. Il fatto di avere diverse attività che chiuderanno farà bene a quei cittadini. Quindi in questo momento il mio augurio è di riuscire ad andare oltre la paura per fortificarsi, perché nel momento in cui non lo faremo noi potremo pianificare la nuova Italia, una nuova Italia in cui una moneta non a debito sarà la base per ricostruire il futuro di questo paese, in cui l'informazione corretta sulla fortificazione del sistema immunitario e non una propagazione iniqua di una informazione dell'antibios che ci ha portato alla follia. Invece ritornare al concetto sinergico, l'essere umano non è solo contagio tossico, l'essere umano è nella sua relazione, è un patrimonio da difendere, nell'abbraccio è una riattivazione del sistema immunitario, il fatto di ricreare questo, ripristinare il collegamento. E quindi oggi abbiamo questa grandissima occasione di fermarci e capire esattamente che cosa è successo fino adesso, dove ci ha portato una logica dell'antibios come quella che è stata oggi. E l'antibios è anche nei tagli delle strutture che adesso sono con l'acqua alla gola, che stanno facendo una difficoltà immane a fronteggiare un'emergenza quando non sono state messe nelle condizioni di, ma neanche il cittadino è stato messo nelle condizioni di. Quindi cittadini, oggi vi invito a uscire dalla paura, a cominciare a veramente ad ascoltare quei medici che vi danno delle indicazioni per fortificare il sistema immunitario. Vitamina C è la base per poter fortificare il sistema immunitario, la ABC. Quindi il mio augurio è: aderite a questo progetto, io sono oltre la paura perché, e cominciate a fortificare, è perché voi siete la linfa, noi siamo la linfa e la forza di questo paese. Grazie.